Allora, Romix d'autunno 2018, siamo nello stand dello Stick e abbiamo qui il nostro amico Antonio Palazzo, grazie per l'ospitalità. Allora, caro Antonio, grazie. Allora, caro Antonio, qui da voi abbiamo un ospite illustre, ce lo presenti tu? Certo, abbiamo un famoso doppiatore, Luciano Roffi, il doppiatore di Quentin Tarantino. Luciano, eccoci. Caro maestro. Luciano Roffi, buongiorno a tutti. Non solo è il doppiatore di Quentin Tarantino, ma è il doppiatore di molti personaggi degli anni Ottanta che noi tutti abbiamo amato. Certo. Tra cui Concerello. Vai Luciano. Concerello dei Chips, vi dico i più famosi. Poi ho doppiato il Conte di Fersen, il Lady Oscar. E poi Christopher Walken in Batman 2 La Vendetta, in Homeboy, in Frenesie Militari. Quentin Tarantino in quasi tutti i film, a cominciare da Pulp Fiction, da lì ho fatto poi tanti, ho doppiato anche Ryan Wilson, una cosa giovanile. E chi nella casa? Allora lui era Bruce Ash, ma questo della casa Bruce Campbell, l'attore Bruce Campbell. Lui sa molto più di me della mia vita. La casa 1, il film più bello. Sicuramente. No, lui sa tutto, capito? Ha fatto un Luciano Roffi fan club, un gruppo su Facebook, l'ha fatto lui, l'ho chiesto io, però l'ha organizzato lui, scoprendo cose di me che io proprio non sapevo assolutamente di aver fatto. Diciamo che non dico quanti decenni sono che lavoro, non lo dico perché così non si scopre. Lui ha doppiato anche il famoso uomo del treno di Matrix. Ah sì, che è un fatto caldo. Era breve ma incisivo. Ha doppiato anche Prometheus, era Byfield. Ah ok. Uno dei scienziati che ha sbarcato sul pianeta. Poi ha doppiato anche alcuni personaggi di Star Trek. Infatti in ambito Trek. Ambito Trek lui ha doppiato l'episodio Nei Maletti Pericolosi e lui era il Klingon che si spacciava per terrestre. Ma sembra che per me lo sentendo, mi sembra che parli di un'altra persona, no? Già so io, Poi ovviamente ha doppiato anche Star Trek 6, era il comandante della flotta. Comandante della flotta, certo. Esatto. Flotta verso l'Unione. Bravissimo. E poi ha doppiato personaggi di guest star anche in Star Trek Voyager. Ah, in Voyager, perfetto. Poi ha doppiato anche lo stesso personaggio delle Maletti Pericolose che è riapparso in Deep Space Nine, il famoso crossover. Nel crossover, sì. Bellissimo, è il mio biografo ufficiale. Sa tutto. Ti stavamo aspettando, Stefano. Ecco il nostro Stefano Zucca, grazie dell'ospitalità. Qui lui è l'organizzatore, insomma, di questa baracca. Veramente un parterre di qua di personaggi fantastico, veramente, insomma, per chi è appassionato c'è di che godere, insomma. Esatto. Infatti io per questo vengo perché vedo quanta passione ci mettono in questa. Poi è bello vedere tutti in divisa, è bello, ho visto le divise, caspita. Vedo una chicca, l'anno prossimo lui sarà il nostro cosplay, l'ufficiale della flotta stellare. Quindi troverò un costume in qualche modo, perché mi ha fatto venire voglia vedere lei, tutti quanti in divisa, tutti quanti mascherati, voglio fare anch'io. Certo. Grazie veramente. Figurati, è stato un piacere. Un piacere nostro, caro maestro. Di entrambi. Grazie a tutti. Lunga vita e prosperità. Sempre. Okay. Aspetta che io devo fare. Io ho fatto così. Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità. Grazie.